Buongiorno ragazzi, oggi vediamo delle funzioni particolari di questa macchina e precisamente l'utilizzo dei LUT, ossia delle regolazioni di colore automatiche che la macchina mette a disposizione in modo molto semplice. Allora, per fare questo utilizzeremo la funzione specifica per i video, che è questa. Riuscite a vederlo? Cerchiamo di mettere a fuoco se si vede, ok. Allora, in pratica abbiamo la possibilità di selezionare dei tipi di regolazione colore che sono quella vivida, naturale, monocromo, ma in particolare noi ci focalizzeremo su queste che sono la gamma dinamica in CineLike e il video in CineLike. In particolare poi andremo ad osservare anche la funzione di Vivid, oltre al fatto che poi andremo chiaramente a fare un confronto anche con quella naturale. Perché fare questo? Perché spesso non si ha tempo di andare a lavorare in post-produzione e può essere comodo quindi avere già un filmato che ha delle buone caratteristiche di colore e quindi ci permette di risparmiare molto molto tempo. Poi chiaramente se dovete fare un lavoro di fino, di alta qualità, il consiglio è sempre di utilizzare un profilo flat, quindi più naturale possibile, in modo da avere un filmato che possa essere poi, migliorato in fase di post-produzione. Noi però qua ci limiteremo, a chi, ha un computer non all'altezza, a chi non ha tempo da dedicare a questa funzione e quindi, cerchiamo di capire quale di queste, regolazione colore è più adatta per delle riprese all'esterno, perché sono quelle a cui io mi dedico principalmente. Quindi partiamo subito con il nostro test. Naturale. Vivida. CineLike dinamico. E qua abbiamo CineLike video.